Ciao a tutte e a tutti, bentornati sul canale. Vi faccio una carrellata di nuovi filati che mi sono stati inviati da Lolocrea, che innanzitutto ringrazio come sempre per la gentilezza e per la disponibilità. Scusate che mi vedo un po' in centro, ero un po' scentrato. Ecco. E quindi vi faccio vedere questi bellissimi filati. Mi sono svegliato presto oggi, ho fatto tutte le mie pulizie, e non mi vergogno a dirlo, facendo i lavori fuori erano 15 giorni che non facevo una bella pulizia, quindi stamattina di buon'ora mi sono messo a fare le pulizie con il fresco, anche se per me il caldo non è un problema, anzi sono contentissimo che sia arrivato il caldo. E adesso ci sono 28 gradi fuori, però la mia casa è fresca comunque, quindi all'interno ne ho 23 adesso, quindi è come avere il climatizzatore acceso e si sta bene. Prima di mettermi di nuovo fuori a continuare con i lavori, vi faccio questa carrellata di questi bellissimi filati. Parto subito col primo che mi viene sotto mano. Allora, partiamo con questo bellissimo turchese che si chiama Tommy. È un filato in 100% cotone pettinato, 400 metri in 100 grammi. Io vi lascio tutti i link sotto, così poi potete vedere gli altri colori e i prezzi, perché adesso non me li ricordo e non ho il PC sotto mano, quindi comunque sono tutti prezzi super vantaggiosi. È un cotone sottile da lavorare con 2,5-3 indicato, e morbidissimo, è un cotone morbido, 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 quindi avremo anche dei capi belli morbidi anche per i bambini. Così sottile io lo lavorerei all'uncinetto oppure doppiato ai ferri. Possiamo creare qualcosa di particolare abbinandolo anche magari al filato soffio, che è quel mohair di bellissimo, e farci qualche capo magari per la mezza stagione. Possiamo fare infinite cose. Molto molto bello questo filato, un bellissimo cotone di ottima qualità. Vi ricordo sempre Made in Italy, sempre con i loro bellissimi cartellini scritti a mano che io adoro. Adoro proprio la cura che ci mettono queste ragazze nel confezionare gli ordini, nel trattare la clientela. La letterina che vi mettono nel pacco, tutto, cioè sono adorabili dalla A alla Z. E nulla, questo è il primo filato, Tommy. Passiamo al prossimo. Andiamo sempre sul cotone, filato estivo. Questo si chiama Summer, è un filato nuovo. Abbiamo 340 metri in 100 grammi ed è un filato che ha due colori ritorti in questo caso, poi ce ne sono altri. È un bel cotone, un po' più secco rispetto a questo, ma comunque morbido. Proprio questo ha il tatto del cotone quello grezzo che a me piace tantissimo e anche qua ci possiamo fare tantissime cose. È un filato anche questo sottilino. Molto bello, e possiamo farci di tutto, dalle magliette agli scialli, una Bactus, qualsiasi cosa. Come sempre, forse io non ve l'avevo mai detto, c'è l'Easy Start per partire dal centro e poi c'è anche questo piccolo cerchietto adesivo dove abbiamo la partenza dall'esterno, se vi piace. Io preferisco lavorare dall'esterno, poi è questione di gusti, a meno che non abbia una cake che necessita del colore interno, però a me piace di più lavorare dall'esterno. Quindi Summer, molto molto bello. C'è anche un altro nuovo che si chiama Fruit, bellissimo anche quello, con questi bei colori freschi che ricordano la frutta, favolosi. E oggi la luce è perfetta, i colori sono molto realistici, come li vedo io, li vedo anche nella videocamera. Vediamo, giro un attimo lo schermo. Ecco, sì, sono proprio come li vedo. Dal vivo li vedo anche in video, quindi oggi direi che ci abbiamo azzeccato in pieno. Passiamo al prossimo filato, sempre un cotone, bellissimo. Questo è un cotone meraviglioso, sembra seta, morbidissimo e
è liscio, proprio anche un po' lucido, vedete che riflette anche la luce. Si chiama gas, è un 100% cotone gasato, 280 metri in 100 grammi. Qui possiamo lavorare con un 3-3,5, secondo me. Vi do i dati a mio giudizio, perché non ho sotto mano le caratteristiche. Comunque poi, vi ripeto, vi lascio il link. Questo è disponibile in due colori, il bianco e il nero. È un cotone molto bello per fare, anche qui possiamo farci svariate cose. Io ci vedo bene delle cose belle eleganti con questo filato. È proprio anche una bella stola, una bella maglietta. Molto molto bello. Molto, sembra una viscosa per quanto è liscio, una seta, una viscosa. Però è 100% cotone. Molto molto bello. Bello anche questo. Sempre Made in Italy e qualità super top, come tutti i filati di Lolocrea. Questo che ci mettono tanto impegno nel loro lavoro e portano sempre delle novità. Quindi tenete sempre sott'occhio il sito, anche perché spesso poi i filati vanno a esaurimento, quindi rischiate di non trovarli più. Quindi se vi piace qualcosa, visto anche gli ottimi prezzi, io vi consiglio di approfittarne subito. Passiamo ad un altro filato che avevo visto sul sito e mi aveva incuriosito e Lorella mi ha letto nel pensiero. Questo si chiama Johnny, se non sbaglio è disponibile solo in questo colore rosa. C'è anche la foto di un campione lavorato ai ferri, bellissimo. 50% cotone, 30 microfibre e 20 viscosa, 200 metri in 100 grammi. Super adatto per fare delle cose per bambini perché è morbidissimo, proprio una cosa favolosa. Qui io direi che possiamo lavorare con un 3,5-4 perché è proprio bellissimo, proprio scusate, più spesso rispetto agli altri. Non è molto ritorto, ha più capi e quindi questo gli conferisce anche una bella morbidezza in più. Anche questo lo vedo bene abbinato con soffio per farci una cosa di mezza stagione. È un cotone, non lo vedo molto fresco, lo vedo più un cotone caldo questo, mi dà quest'idea avendolo tra le mani, quindi per la primavera o per l'autunno, non per l'estate, quindi per fare copertine, abitini per bambini, eccetera. Proprio molto bello. Speriamo che vengano inseriti dei nuovi colori. Adesso faccio un attimo guardo, perché quando l'ho visto io c'era la disponibilità solo del rosa. Adesso vediamo un attimo se per caso c'è in altri colori nel frattempo. Johnny. Ecco perché adesso non lo trovo, l'ho scritto sbagliato forse? No. Allora andiamo sui filati. Filati. Non credo sia esaurito. Così visto che sono qua vi dico anche il prezzo. Summer costa 2,90 euro al gomitolo, gas 2,50 euro, quindi vedete dei prezzi super. Cosa mi manca? Tommy. No, Johnny c'è. Allora, vediamo, vi dico anche il prezzo di Tommy. Dove me l'hanno messo qua? Tommy viene 2,20 per 100 grammi di super cotone, quindi meglio di così. Mi mancava il colore del Johnny, eccolo qua, vediamo se c'è anche in altri. No, questo è solo rosa e viene 2,90 per 100 grammi, veramente molto bello. Così poi ho sotto mano per dirvi le altre caratteristiche degli altri. Un'altra novità è questo bellissimo filato che si chiama Rose, stupendo, ha queste bottonature durante lo svolgimento del filato. E questo è una base che ha del rosa più chiaro e del rosa più scuro. Abbiamo 50% lana, 50% di mohair, 20% di poliamide, 250 metri in 100 grammi. Questo
Questo è spettacolare, bellissimo questo filato e morbidissimo. Io non so che devo chiedere a Lorella se hanno delle pecore che fanno delle lane morbidissime, perché c'è la lana che non è specificato lana merino, c'è il mohair che di solito pizzica, e invece è morbidissimo. Una cosa veramente bella. Allora, questo viene. Scusate se non mi sono preparato prima, ma 4,20 euro e abbiamo disponibili quattro colori: rosa, grigio, nero e verde, uno più bello dell'altro. Davvero particolare e molto bello per fare delle cose un po' più diverse. È molto anche raffinato. Il bello di questi filati è che anche quelli più particolari sono molto raffinati, non sono dei filati scontati, ecco. Anche questo col suo Esistart e con la partenza esterna. Bellissimo, guardate quanto è morbido. E vi ho già detto 250 metri in 100 grammi. Anche questo ve lo consiglio, proprio top. Passiamo ad un altro, che è questo filato super brillante che si chiama Fairy. Quando io ho visto il sacchettino, ho detto mamma mia. Mi ero un po' spaventato, nel senso, vedendo tutto questo luccichio e avendo già avuto sotto mano dei filati così lucidi con tutto questo Lurex, ho detto sarà una cosa come il cartone. Quando ho aperto il sacchetto è una cosa fantastica, è morbidissimo, sembra di avere tra le mani il non so come spiegare, anche qui della seta, è un nonostante avendo tutto questo Lurex. È morbidissimo. Non so se riuscite a vedere dalla videocamera, c'è un filato di cotone con avvolto assieme all'urex. Abbiamo 50% di cotone, 40% di poliammide e 10% di lurex laminato, 250 metri in 50 grammi. È un filato sottile, molto sottile. E io questo ce lo vedo bene abbinato a un altro filato per dare luce, ma si può usare anche così a seconda di quello che volete realizzare. Qui ovviamente ci escono dei capi molto particolari, dei capi da sera, sicuramente non un capo per andare a fare la spesa, però è molto molto bello. Vediamo se trovo il prezzo e ovviamente no. Allora, andiamo a cercarlo, che facciamo prima. Cerchiamo Feri. Ecco, oggi non mi trova niente, il PC è poco collaborativo, il telefonino oggi. A dire la verità, già da ieri. Eccolo qua, 2,50 euro e abbiamo disponibile qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colori: grigio, caramello, avorio, corda, verde acido, corallo, blu e azzurro. Questo credo che sia l'azzurro. Ovviamente con la luce si vede quasi solo il Lurex, ma c'è anche questo cotone azzurro assieme. Appunto, per la morbidezza di questo Lurex possiamo anche usarlo così da solo per creare dei capi molto particolari. Molto bello anche questo. Io personalmente lo vedrei bene abbinato a un altro filato per dargli una bella luce. E anche qui non so come facciano o dove trovino le loro crea questi Lurex che sono morbidi come un filato di lana o di cotone, e non sono ispidi e non pizzicano. Veramente, veramente bello. Anche questo, complimenti, perché è un filato davvero bello e particolare. Forse gli altri colori sono un po' meno luccicosi, se si vedono più il cotone rispetto al Lurex. Poi magari dalla foto è diverso.
Sono curioso di provare a fare un campioncino a vederne il risultato. Ovviamente così sottile questo o all'uncinetto oppure ai ferri per fare una cosa di quelle molto vaporose, di quelle molto traforate. Anche questo, secondo me, assieme al soffio. Quindi abbiamo la morbidezza del soffio, con questa luce di questo qua troviamo un blu da abbinare, un azzurro, e secondo me potrebbe uscire qualcosa di molto particolare. Andiamo al prossimo, se no vi tengo qua una vita, sono già 15 minuti. Abbiamo questo, che anche questa è una novità, e si chiama Teddy. Io credo si siano ispirati Teddy al nome di un orsacchiotto, perché è davvero un peluche, cioè una cosa morbidissima. Questo è una specie di, io lo definirei un bouclé, vedete? 50 lana vergine, 40 mohair e 10% poliamide. Anche qui tanta lana e tanto mohair, 230 metri, 100 grammi, però è morbidissimo. Questo è proprio come quando toccate quei filati pellicciosi, praticamente tutti sintetici. Questo però è lana e mohair ed è morbidissimo. Veramente bellissimo questo filato. Questo c'è solo di questo colore. E viene 3,90 mi sembra, se non sbaglio, vediamo. L'ho visto prima, sì, 3,90 euro. Anche questo bello, non pizzica, bello morbido, nonostante il caldo e tutto, lo metto vicino al collo e non pizzica, quindi è veramente un bel filato per crearci qualsiasi cosa. Vediamo cosa consigliano come numero di ferri. Io farei con un 5, 4, 4 e mezzo dicono, ma secondo me anche con un 5 per dargli morbidezza. Perché essendo così un po' tipo bouclé, proprio bello anche questo. Anche qui se metteranno degli altri colori credo che avrà molto successo, perché è molto molto bello. Sapete che quando vi consiglio qualcosa è perché ci credo e quando vi dico che è morbido, è veramente morbido. Questo qua e poi l'ultimo filato che io ho già iniziato a lavorare è questo che si chiama bag ed è un filato, eccolo, oh, mamma mia perché mi ha aperto un'altra scheda, ed è un filato che loro consigliano per realizzare tappeti e borse 90% cotone e 10% nylon, 350 metri in 200 grammi, sempre made in Italy. Ferri consigliati 6-7, è una specie di cordoncino fettuccia, però morbido, non come i soliti cordini, quindi a me, io da tempo volevo farmi una tracollina, un borsellino a tracolla per me, e quindi l'ho subito iniziato ieri sera. L'ho fatto con l'uncinetto tunisino, poi magari vi farò un piccolo tutorial. L'ho lavorato io con un uncinetto tunisino 4,5 perché appunto per essere un borsellino volevo un tessuto bello compatto che non si lasciasse. Forse l'ho fatto un po' piccolino, però per metterci il portafoglio, il telefono, le sigarette è più che sufficiente. Viene molto bello, vedete che bel tessuto, con un punto tunisi semplice. Ed è un filato bello. Secondo me, qua possiamo farci anche una bella giacca ai ferri da indossare perché non è affatto rigido o duro come filato. È un filato morbido, anche se consigliato per borse o tappeti. Io ce lo vedo molto bene anche per fare una bella giacca. Magari una maglia no, perché è bello spesso. Però per le serate autunnali una bella giacca con questo filato io ce lo vedo bene. Abbiamo disponibili il color cioccolato che è molto bello, grigio chiaro, silver, verde lurex e nocciola. Questo credo che sia il grigio chiaro, vediamo. Sì, questo è il grigio chiaro. E anche il color nocciola è molto bello. E anche il color cioccolato. Quindi anche qui possiamo fare svariate cose, dagli accessori per la casa, non so, tovagliette americane, tappetini, cestini, diverse cose. E col vantaggio che è morbido da lavorare, perché io i cordini non riesco a lavorare, perché ho male ai polsi, soprattutto a questo. Tra l'altro
I miei lavori si sono tutti rallentati molto perché i primi giorni in cui lavoravo alla casetta ho preso una bella storta al polso con il martello pneumatico, ho ancora il bozzo qua e mi fa ancora male, quindi a parte, oltre a quello, io i cordini proprio non, ci ho provato, non, avevo fatto un borsellino con il cordino, ma non mi piace, è troppo rigido, plasticoso, non, volevo una cosa proprio così, tranquilla, bella, morbida, da una sacchettina, un borsellino da metterci dentro le cose e ho colto subito l'occasione. Questo poi si lavora veloce e vediamo in qualche sera se riesco a terminarlo. Con una cake credo di avere più che sufficienza perché ancora sento un bel peso. L'ho fatto un po' più piccolo anche per quello perché non sapevo se ci riuscivo con una cake, ma credo di sì, quindi ormai ho fatto questo, non lo dico, anche perché comunque ho misurato, è grande come quello che ho adesso, quindi credo sia più che sufficiente. Perché non volevo proprio un borsellino mini che sembrerebbe una borsina da bambino, ma nemmeno troppo grande, però qualche centimetro in più avrei potuto fare, almeno un 2 cm in più, ma ormai non ho voglia di disfare, sempre che non mi capiti il giro di volerlo fare, ma non credo, credo che lo farò così. Quindi anche questo è un bellissimo filato. Ripeto, secondo me, anche per fare capi da indossare. Una bella giacca, ce la vedo molto bene. Bene, la carrellata è finita. Spero che vi sia stato di gradimento, che i filati vi siano piaciuti. Vediamo se riesco a metterveli qua tutti. Adesso vado a mettere in carica il video, a caricare il video. E poi vado a lavorare alla mia casetta che ormai è, diciamo, finita e mancano le rifiniture, tutti i bordi, devo verniciare la porta alle finestre, quindi lavori un po' più lunghi che però faccio con calma e senza diventare pazzo, quindi un po' più di relax. Infatti ieri sera sono riuscito a stare sveglio fino all'una, ero meno stanco, sono riuscito a fare un po', andare un po' avanti col copritavolo, ho fatto questo pezzetto qua, mi sono spazzato i filati, eccetera, eccetera. Ah, visto che sono qua, vi faccio vedere. Avevo lavato dei campioncini che avevo fatto vedere in un podcast. Allora, il filato Scozia è rimasto tale quale a come l'ho lavato. Quindi, ottimo. È diventato ancora più morbido lavandolo, ecco, quello sì. Però come dimensioni e come texture è rimasto uguale, anche se l'ho lavorato con un ferro, mi ricordo un po' più grosso di quello che andava lavorato, perché ho fatto tutto col 4,5 e avrebbe dovuto essere lavorato con un 4. Il filato, oddio, non mi ricordo come si chiama, Lilla, anche questo è rimasto come prima di lavarlo. Questo non si è gonfiato granché, è rimasto bello morbido e quindi bene anche questo. Il filato Eddy è diventato molto più morbido lavandolo e si è gonfiato parecchio, quindi ha coperto bene tutti i buchini della lavorazione, vedete com'è compatta e quindi credo che quando lo utilizzerò per farci qualcosa, il 4,5 per me è ottimo, la dimensione non è cambiata, è diventato morbidissimo e si è gonfiato, quindi super. E altri non ne avevo fatti, avevo fatto solo quelli lì. Bene, adesso vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi auguro un buon weekend, io domani spero di andare al mare finalmente e di rilassarmi un po'. E nulla, ci vediamo ad un prossimo video e ciao ciao!